Ciao a tutti, la ricetta di oggi sono dei fantastici e morbidissimi panini senza glutine e senza impasto, facili da preparare e con solo l'utilizzo del cucchiaio. Per prima cosa in una ciotola faccio sciogliere 10 g di lievito di birra fresco, che potete sostituire con mezza bustina di lievito di birra secco, con un po' d'acqua tiepida. In tutto utilizzerò 370 ml di acqua. Poi vado ad aggiungere 350 g di farina caputo senza glutine e 50 g di farina integrale, sempre senza glutine, della Nutri-Free. La farina integrale potete sostituirla con la farina di grano saraceno, mentre la farina caputo con la farina farmo oppure con la Nutri-Free, sempre per pane. Impasto energicamente con il cucchiaio, aggiungendo un po' per volta la restante acqua. Infine vado ad aggiungere una presa di sale e 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Trasferisco l'impasto in una ciotola unta d'olio. Questo potete anche, è facoltativo, io volevo assolutamente utilizzare la mia nuova ciotola per la lievitazione, però potete lasciarlo nella ciotola dove impastate, coprire con la pellicola e basta. Invece, come ho detto, ripeto, preferite usare questa ciotola. Lascio lievitare l'impasto per 1 ora e 30. Trascorso 1 ora e 30, l'impasto è ben lievitato, eccolo qui, lo vado a versare sulla spianatoia leggermente infarinata con della farina di mais, va benissimo anche la farina di riso. Formo un filone e con un tarocco lo divido in 8-9 parti. E a questo punto do la forma classica dei panini. Mi aiuto con le mani infarinate, oppure se non volete utilizzare i guanti, ungetevi le mani con dell'olio. Copro i panini con un canovaccio e li lascio lievitare per 30 minuti. Dopo 30 minuti, con delicatezza, trasferisco i panini su una teglia foderata con carta da forno. Mi aiuto sempre con il mio tarocchino. Con un pennello vado a ungere la superficie dei panini con l'olio.
questo è importante perché servirà a non far venire sopra la crosta e quindi a tenerli belli morbidi e anche a colorirli. Li faccio cuocere in forno caldo preriscaldato a 220 gradi per 25 minuti, non di più. Ed eccoli qui, i panini sono pronti, li ho lasciati intiepidire, guardate come sono morbidissimi. Ne taglio uno così vi faccio vedere l'interno. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provateli mi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete delle domande scrivete nei commenti, io appena posso rispondo a tutti. Vi mando un bacione grande e alla prossima video ricetta. Ciao!